Da alcuni giorni si parla del trenino navetta che è stato messo a disposizione dall'amministrazione comunale non solo per le festività ma anche per altri tempi. Siamo andati ad effettuare le prove di transito sul percorso e a sostenere quelle prove per la sua abilitazione. Diciamo solo che la salita del castello è molto agevole, il trenino segue bene nella corsia lo spazio che deve occupare, si scende a Piazzale Arnaldo, via Carlo Cattaneo, Mazzini, Zanardelli, Indi, Piazza Loggia e si riparte per via San Faustino, Castello e via di seguito. Quindi noi ci auguriamo che molti cittadini abbiano la soddisfazione di provarlo e quindi di poter effettuare questo giro. Il giro ovviamente comprenderà tutti i posti più significativi culturalmente e storicamente parlando della città, il Foro, il Santa Giulia, in Corso Zanardelli, Teatro Grande, Piazza Loggia, Martiri di Belfiore. Sul trenino sono previsti fino a 39 posti, c'è una novità che non ho mai visto sugli altri riguardante le barriere architettoniche. Abbiamo una piattaforma che servirà anche ai meno abili per poter anche loro creare la condizione per poter effettuare il viaggio. Qualora venga caricata una carrozzella, anziché 39, i posti disponibili risulteranno essere 35. E per tutte le manifestazioni il trenino possa essere utilizzato, anzi dirò di più, le scuole presumo ne approfittino proprio perché con un modestissimo prezzo possono evidentemente portare i ragazzi non solo su un mezzo sicuro ma laddove li vogliono portare per visitare la nostra magnifica città.